Ancona è la capitale italiana dell'Adriatico. Il sigillo più importante, quello che sancisce il ruolo delle Marche nella strategia europea, lo mette il premier Enrico Letta alla fine del vertice. Una consacrazione non solo per Ancona, ma per l'intera regione Marche. Ed è quindi ancora più vicino il traguardo per la realizzazione della macro-regione Adriatico-Ionica. Non è un caso che proprio lunedì scorso Ancona abbia ospitato il primo incontro europeo sul sistema delle infrastrutture. Non è un caso, ha detto Letta, che il governatore delle Marche sia il capofila tra i presidenti delle regioni italiane per tutto ciò che è la proiezione commerciale internazionale del nostro paese. La scelta di Ancona e delle Marche come sede del summit è stata fatta proprio in vista di una grande proiezione internazionale verso i Balcani. Sì, un riconoscimento al ruolo che questa città e la Regione Marche hanno avuto nella costruzione di una strategia adriatica, anzi di una strategia macro-regionale che l'Europa oggi ci riconosce con riferimento all'Adriatico e allo Ionio, che sarà una prospettiva che rafforzerà anche la coesione dell'Europa nel suo fianco sud-est, quello più debole, quello più critico. Il presidente Letta è stato eletto nella nostra regione, le Marche, credo che questo abbia avuto un significato grande nella sua scelta, ma la ragione più evidente è quella proprio nel ruolo che la regione Marche, la città di Ancona, a partire dall'anno 2000 con la carta di Ancona, poi con tutto l'iter che ha portato alla costruzione della strategia macro-regionale hanno avuto. È previsto tra poco un incontro con il presidente Letta in cui presenteremo alcune delle criticità maggiori che la nostra regione oggi presenta. Anzitutto la questione della sanità, che vorremmo rappresentargli nella maniera dovuta in nome e per conto di tutte le altre regioni italiane. Poi ci sono questioni che riguardano proprio la vita della nostra comunità regionale, il fondo perequativo sul trasporto pubblico locale, le vertenze che riguardano il lavoro. Gli rappresenteremo anche le conclusioni del vertice di ieri sulla macro regione, proprio la scelta di fare una cloud, un Adriatic Cloud, ovvero una nuvola su cui infrastrutturare il sistema regionale di tutto il Mar Adriatico attraverso l'utilizzazione dei fondi PON del governo. Rappresenteremo anche le questioni che riguardano le infrastrutture, i ritardi che ci sono sulle infrastrutture regionali. Un ruolo particolare naturalmente riguarda la Fano-Grosseto, perché la Fano-Grosseto si inserisce in questo disegno e strategia macro-regionale. Parlerete anche di economia e imprese? Sì, ci sono nell'agenda che abbiamo preparato anche problemi che riguardano il rapporto tra economia e imprese, la necessità peraltro avvertita di riduzione del cuneo fiscale, ma anche di sostenere gli investimenti, quindi derogare dal patto di stabilità proprio per consentire agli enti pubblici di fare investimenti che fanno ripartire l'economia.